Io non, onestamente non capisco le critiche che ho letto sui giornali oggi in agenzia. Noi abbiamo fatto una cosa assolutamente normale. Chiedevate al governo di non nominare nuovamente Visco. Ieri in Parlamento e alla Camera, diciamo, peraltro cosa assolutamente normale, siamo in una repubblica parlamentare, quindi è assolutamente legittimo che il Parlamento nella sua sovranità esprima un parere su quello che è accaduto, abbiamo fatto una valutazione su quello che è successo in questi anni. La domanda è semplice: ma c'è qualcuno in questo paese che pensa che non ci sia stato un problema di vigilanza visto quello che è accaduto? C'è qualcuno che pensa che le crisi bancarie che si sono susseguite in questi anni, diciamo, non siano anche o forse dovute a una mancata vigilanza? C'è davvero qualcuno? Voi già avete le risposte. E quindi il lavoro in commissione non serviva? La valutazione politica noi la possiamo dare anche a prescindere dal lavoro che farà la commissione d'inchiesta. Dal punto di vista del PD, al di là che la scelta la fa il governo, serve un nuovo governatore della Banca d'Italia o no? Per cambiare fase. Ma ripeto quello che abbiamo detto ieri e che ho ribadito oggi: non spetta al Presidente del Partito Democratico o al PD indicare il governatore della Banca d'Italia. La Camera dei Deputati, che ha approvato una mozione, tra l'altro appunto presentata al PD d'intesa col governo dopo le limature di cui avete parlato, in cui si segnalava il fatto che evidentemente, cosa mi pare onestamente incontestabile, qualcosa nei meccanismi di vigilanza non ha funzionato in questi anni e che quindi occorrerebbe ripristinare le condizioni per la credibilità di quei organismi e quei meccanismi di vigilanza che evidentemente qualcosa hanno sbagliato. Chi dice che questa mossa del Partito Democratico serva poi in campagna elettorale a Renzi e al Partito Democratico per dire sì, ci sono stati dei problemi nel mondo delle banche in questi anni, la colpa non è di chi ha governato, ma la colpa è di Visco e della Banca d'Italia? Ma qui non si tratta di fare mosse elettorali, perché contestualmente a questa discussione, come le dicevo, c'è il lavoro di una commissione d'inchiesta che ha poteri particolari e che quindi è nelle condizioni di definire anche delle conclusioni, che peraltro arriverà prima della campagna elettorale, perché come sapete noi possiamo andare avanti fino a un certo punto, poi si sciolgono le camere e il lavoro è finito. Proprio secondo questo ragionamento, secondo lei è opportuno, sarebbe opportuno udire Visco prima dell'eventuale riconferma, in modo da, come dire, dare al governo un ulteriore... Ecco. Abbiamo discusso in ufficio di presidenza, una decisione che ovviamente assumerà il presidente Casini. Io ho detto l'opinione del Partito Democratico, che è che non avrebbe senso audire Visco oggi o subito, per una ragione semplice, perché noi non facciamo audizioni, questa non è un'indagine conoscitiva. Le audizioni del governatore della Banca d'Italia, in cui racconta quello che fa la Banca d'Italia o fa le sue valutazioni, si fanno nelle commissioni ordinarie, sono già avvenute e avverranno sempre. Noi siamo una commissione inchiesta, quindi nel momento in cui audiremo, ascolteremo e convocheremo il governatore della Banca d'Italia, lo faremo sulla base di un lavoro fatto. Cioè, noi abbiamo prima bisogno di acquisire documentazione, studiarla, magari anche entrare un po' nel merito, cosa che inizieremo a fare la settimana prossima, delle crisi bancarie più recenti, e poi sulla base di quello che sarà emerso in questo lavoro audire il governatore della Banca d'Italia. Prima lo bocciate e poi lo sentirete in commissione. Ma ripeto, sono questioni che non hanno in sé un collegamento, cioè un conto è la valutazione politica che non spetta a noi, ribadisco, noi abbiamo dato il nostro parere su chi dovrà essere il nuovo governatore della Banca d'Italia. Un conto è capire le responsabilità pregresse di tutti. Secondo qualcuno è colpa del governo, noi siamo convinti che il governo invece ha agito assolutamente negli interessi degli italiani, secondo altri è responsabilità di Banca Italia, secondo altri della Consob, abbiamo uno strumento parlamentare che ci consente di trovare insieme queste risposte.